Inaugurata questo venerdì ad Albino la nuova sede del Parco delle Orobie Bergamasche, un trasferimento quello nei locali di proprietà della Comunità Montana Valle Seriana di Albino che consentirà una significativa razionalizzazione dei servizi con benefici anche in termini di riduzione dei costi per il sistema pubblico. Da buoni amministratori, da buoni padri di famiglia abbiamo comunque voluto pensare sia alle difficoltà economiche della Valle, della Comunità Montana Valle Seriana, sia a quelle del parco. Abbiamo voluto razionalizzare qui. Quindi con questa operazione risparmiamo noi come parco e guadagna qualcosa la comunità montana, quindi senza obblighi abbiamo voluto farlo grazie al buon senso che tutti gli amministratori assieme a me hanno avuto e quindi con un progetto condiviso. E razionalizzazione degli spazi per il semplice fatto che rispetto alla vecchia sede, la sede territoriale della comunità montana di Albino dava questi spazi che sono adeguati, vicini al territorio, perché è l'altra questione fondamentale, la vicinanza col territorio. Senza dimenticarci che abbiamo due comunità montane davvero molto più disagiate, che sono quella della Val di Scalve e la Valle Bremana, per le quali attiveremo sia degli sportelli protocollo decentrati che degli orari di presenza degli amministratori del parco e dei funzionari del parco, proprio per incontrare i cittadini e gli amministratori in loco. Il nuovo padrone di casa non è più un privato ma un ente pubblico, la Comunità Montana Valle Seriana, soddisfatta non solo di poter introitare i 24.000 euro l'anno ma anche di riaprire gli uffici inutilizzati da circa 4 anni, dall'anno della fusione della Comunità Montana Valle Seriana superiore con quella inferiore. Spazio decisamente sufficiente e razionale per le esigenze del parco. Il parco finalmente torna ad essere in una delle località che vede la presenza proprio dei suoi comuni. Un intervento accorato il suo, indirizzato alla montagna e alla gente di montagna. Beh, io ricordo sempre i rappresentanti delle istituzioni che la montagna vive 365 giorni all'anno. La montagna è fatta da 540 comuni, 1,5 milioni di persone. Queste persone non possono essere trattate semplicemente come coloro che ci tengono in piedi la montagna, ci puliscono il giardino, ci tengono aperte le case il sabato e domenica, ma vivono anche con la neve, col sole, con l'acqua e con tanti dispiaceri. È giusto che ci sia un occhio di riguardo per chi vuol vivere dignitosamente come qualsiasi parte del mondo. Moltissimi gli amministratori presenti alla cerimonia, che si è conclusa con la firma del protocollo di locazione che avrà la durata di 6 anni fino al 28 febbraio del 2019.